Zombie apocalypse. Tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Pami. Meno male che c'ha ancora la voce, ragazzi. Io meno la voce male. Non voglio condurre io perché lui deve stare un po' zitto. Porca miseria, porca no, ragazzi. Bene, guardate che bel chest opening che ha da sai fare. Sai neanche cosa dobbiamo bello fare oggi. Magari volevo fare un torneo di briscola no, chiamata invece te cosa ne sai. Un bauli interessante sperando esatto che ci sia dentro una leggendaria. Me lo ragazzi sento qua nel gargarozzo. Però ragazzi prima andiamo a fare una bella battaglia. Senti, io prendo, vado via allora, visto che te sei qua. Parlo mettiamo qua la banana voce a condurre, mettiamo. No, invece ti dico che prima di andare a fare una battaglia apriamo la missione. Sì, dai, apriamo quello dai, delle missioni. Vai, vai, vai così subito. Baule Giant 924 di gold. Non male, non male. Io cosa pensi che ci sia dentro questo baule? Sinceramente spero non ci sia nessuna epica, perché io gioco solo un deck rare e comuni, quindi speriamo arrivano 78 non urlare, Tesla. Non usa. Se non le voglio, non le voglio, arrivano le guardioline. Le guardioline non mi fanno così schifo, però ho detto niente epica. Porca miseria, arrivano i cento. Di Sardegna. Dai, almeno nelle rare. Il mini pack, il mini pack, arrivano 62 mini pack. No, sono estrattori di Elisir. Ero convinto che era mini pack. Già il baule gigante. Però abbiamo il super magico. Oh. Forse ce l'ho il super magico. Questo è molto interessante. 105 di gold per il bauletto, quello magino. Arriva il rocket. Questo è interessante perché potrei usarlo. Hai ancora 13 cannoni. Vuole che gioco i cannoni. Beh. Andiamo a fare una partita. Una bella 2v2. Io ci provo comunque il cannone lo stesso al posto del mini pack. Il deck originale è questo qua. È che ho il cannone all'11, non lo gioco. Ma andiamo a provarlo comunque una 2v2 con Blue Stack, ragazzi, perché ho il telefono scarico. Quindi non gioco in ranked. Sono pericoloso. Contro Dunkman, sì. Attenzione un no, po'. Sei con Dunkman. Sono con Dunkman. Siamo contro Anselmina più Thor. E io quasi quasi li apro con gli arcerelli. Wow, il quartetto di arcieri. No. Oh, zio. Oh mio Dio, questo va. C'ha la zappa al 13. Tanta roba, c'ha la zappa al 13. Bene col dragone. Attenzione un po' dietro lo Grider. Andiamo a sostenerlo io con i. La odio quella. La torre inferno è molto fastidiosa, molto fastidiosa. La torre inferno, la torre bombardina. Tutte le torri odio, oh mio Dio, ha giocato il Royal. Andiamo, bene così il Royal, bene così. Aspettiamo l'ingresso e andiamo a fare. Mamma mia ragazzi, tower andata al primo attacco. Incredibile anche aver giocato così sbagliato il cannone. Però va bene, sono giù, c'ha il deck maxato questo. E sì, c'ha la zappa al 13, gli arcieri al 13. Non ho visto a che livello avesse il gigante royale perché stavo giocando. Aspettiamo un attimo, andiamo a fargli tre corone. Non è brutto giocarci con Blue Stack, non è brutto. Due ragazzi. Infatti giocare le singole con Blue Stack diventa abbastanza impegnativo. Bene che andiamo ragazzi, via così. Il gran cacchione al 3 ragazzi, più strega notturna al medesimo livello. Andiamo a deviare con un bel cannonau, vediamo cosa fa lui, se mi vuole aiutare. Sembrerebbe che lui abbia desistito, non sta più giocando. Ma perché non sta più giocando? Mia sarebbe a posto, ma perché non sta più giocando? E ho capito, ma scusa, ma dai, ma abbandonarmi così no! Ho capito, ma che. Ma cosa vuol dire? Come fai a vederlo se hai perso la connessione? Questo non lo cioè sapevo, questo non lo la sapevo. Ti dice esci. Ma veramente? Quell'altro ti dice esci. Non lo sapevo. Andiamo a aprire il baule epico. Andiamo a aprire l'epichello così, ragazzi. Di questo è bello. Un fulmine. Amo, alza sta voce. No, il baule epico ti dà. Bene, ragazzi, abbiamo una fulmine. Eccola. Se no non ce la fa. Brava così. Due clonazioni. No, le clonazioni no. Le clonazioni no. No, guardi, faccio una cosa, guarda.
Guarda cosa ti faccio, guarda cosa ti faccio, eh. Guarda cosa ti faccio. Schiaccia la barra spezzatrice. Piano, piano. Sette furie. Le furie di giallo, le furie di giallo. L'ultimo, The Last One. The Last One. Oh mio Dio. Oh mio Dio, arrivano 10 boia. Easy shit. Non metti la voce. Devo fare anche lo screenello dei 10 boia, già che ci siamo. Bene, 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 anche perché il boia è una di quelle carte che voglio inserire nel deck. Oh shit! Oh shit! Attenzione, andiamo a fare un'altra 2v2, andiamo a fare un'altra 2v2. Grande! 10 boia, tanta roba! Grande! Non ricordiamoglielo, siamo contro Vicky Oval. Siamo con Vicky Oval. Vicky Oval, siamo contro RFG più Akaim. Ok, ok. Subito che... lui batte. Guarda, buona apertura, andiamo a deviare. Benissimo, esatto, 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 esatto. Noi abbiamo giocato fuori legge e arcieri. Ovviamente no, però abbiamo difeso molto bene. Abbiamo difeso molto bene. Io giocherei i goblettini di qua per qualche strano e ambiguo motivo. No, no, fermi, fermi, fermi. Io glielo andrei anche a palla a fuocare questo coso qua al 5. Glielo andrei. Fa niente, fa niente, no problem, no problem. Andiamo a deviare il suo arietta battaglia, andiamo a deviare l'Ariettino, lasciamo i barbari al golem, al peccone. Guarda lì il peccone come se li mangia i barbari. Il peccone di Exilone. Il peccone di Exilone si mangia. Ma non è mica femmina. È una femmina, esatto. Cos'è quella torre inferno là? Che bella golza. Oh zio, no, 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 cosa stai facendo? Come fai a proteggere? Sì, oddio, forse ci sta a proteggere. No, no. Normale che lo shooter non gioca, ragazzi. Forte dei suoi molteplici errori, riesce a piazzarsi buonissimo in difesa. Arcerelli super cattivi gli arcerelli. Oh mio Dio, cosa vuole? Non capisco cosa voglia fare. Io non... no, no, non butto nulla perché non so come voglia giocare. Adesso gioco, adesso vado di Ogrider. Questi c'hanno il Vortex, questi c'hanno il Vortex. Bene così, mio Dio, che Fireball che gli arriva. Oh, oh, oh. Mio Dio, che farmo che gli è arrivata! E adesso qua come. Adesso lo parto con l'ariete probabilmente. Partono con l'Ogrider, incredibile! Andiamo a deviare l'Ogrider! Andiamo a deviare l'Ogrider, bene così, ragazzi! Ho detto che c'erano il Vortex, era ovvio che lo avessero, bene così il peccone, l'Ogrider è andato, ci ha messo un po', ma ci siamo. Scontro tra pecchi. Che belle partite queste, scontri tra pecchi centrali. Secondo, hai ragione, noi abbiamo difeso di brutto. Stiamo difendendo di brutto. Andiamo a palla a fuocare nuovamente. Andiamo a palla a fuocare nuovamente. Il boia lo portiamo via. 4,78 la torre, non male. Non male. Sì, facciamo così, proprio pulito col cannone all'11. Tu avresti messo gli arcieri, ma io gioco così. Me la gioco così, aspetta un attimo. Attenzione, super difesa con l'Ogrider che you can't pass from here. Non tira neanche una hit l'Ogrider, incredibile. Andiamo a mettere sopra i pisciatelli, andiamo a mettere sopra... Brot, brot, la super... Non ci hanno fatto proprio niente, questa è la cosa. Andiamo con la zap pulitissima, pulitissima. E si va ragazzi. Ogrider, dai che andiamo, vita, 4, 3, 2, 1, oh yeah! Facciamo la foto quella del profilo della copertina. Bene così, questa ci serviva per le copertine più avanti. Allora, siamo giunti oramai alla fine. Non ti preoccupare. Baule magico, The Magician Bowels. Dai, 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 dai. 1320 di gold. Schiaccia una spazzatrice, vai, una per me. Tre goblin lancieri. Tre, dammi le zap, Cinque sì, luridi. Cinque barbari. Non lo so, non lo so. 43 frecce, ma tu ogni tanto le usi, le freccioline. Sì, ogni tanto, non poi sempre. Cambi. Non sempre arrivano. 51 bombardieri. 51 bombardieri di Mr. Watch, che li vuole, che li vuole. Ancora. Ora due, bella fulminas, attenzione, no, arriva alle epiche, arriva, non c'è la leggendaria, non c'è, non c'è, non c'è, arriva due pecconi, mini pecca, 26 mini pecca, ma sono stregoni anche questi, vero, che li chiede Ita, maledizione, Ita che chiede gli stregoni, beh ragazzi, beh, non avremmo trovato una leggendaria, ma secondo me è stato veramente un bel video. Bello, questo, sì, a parte il primo che ha abbandonato, che la buffo, partita, poi la seconda partita è stata bella, molto bella, mi raccomando ragazzi,
like per noi e mi se raccomando, vi piace il video iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella per essere aggiornati quando YouTube ve lo fa vedere. Noi ci vediamo presto, ciao.